monitoraggio da remoto di una certa entità. Ma non ci fermiamo a questo, perché queste soluzioni sono stand alone, cioè fanno solo l'essere di comunità. Ma negli smart building oggi troviamo sempre più una grande attenzione a quella che è l'efficienza energetica e al controllo dell'illuminazione, con un monitoraggio energetico che deve essere in grado di garantire delle informazioni, quindi prodotti connessi per il benessere e il comfort delle persone. E quindi sempre più spesso troveremo dei dispositivi connex che gestiscono i controlli accessi, la qualità dell'aria, come si dice, degli attuatori per alzare e chiudere magari le tapparelle, le persiane, ma anche una gestione delle luci in dali. Ok? Questo in realtà lo vediamo dall'appartamento un po' sofisticato fino al palazzo uffici, dove io ho una gestione di lampade dali, cioè di illuminazione dali, non mi devo mai dimenticare che per tutti i ragionamenti di tipo legislativo e normativo che abbiamo fatto prima è anche presente l'illuminazione di energia. Quindi, domanda: se io ho un sistema, voglio fare un'architettura con un controllo centralizzato, con tante lampade, posso scegliere o un sistema standalone, quindi lampade di emergenza, basti come un sistema dedicato, centralizzate. Ma lì di fianco ho delle lampade DALI, su un bus DALI, gestite magari in DALI e in connex. Se le tengo separate, ho due reti, due controllori, due web server. Domanda che faccio a voi e vi guardo nelle palle degli occhi. È possibile, cioè vi è arrivata la richiesta mai di un sistema integrato emergenza più ordinaria DALI? Con soccorritore o meno che sia, con la batteria o meno che sia, in generale, la necessità di un'unica soluzione che gestisca l'illuminazione ordinaria e di emergenza. Vi è mai stata chiesta? Sì o no? Dai, dopo non vi tedio più. Allora, spero di sì. Così vi do. No, mi è arrivato il primo no. Disperata sono. Va bene. Adesso però potreste proporlo, o meglio, tutte le volte in cui vi capita tra le mani un progetto che ha già un connex, quindi un sistema connex, voi potete dire che è possibile integrare l'illuminazione di emergenza. In che modo? Un'unica rete DALI per, a cui poter collegare le lampade ordinarie DALI e le lampade della serie di Cube. Quello che potete fare poi è, con un unico controllore che è lo SpaceLink, potete andare a gestire i test legati all'impianto di illuminazione di emergenza e, passando attraverso il gateway Connex DALI, arrivare a DALI. Con lo stesso web server dello SpaceLink potete scaricare il report dell'impianto di emergenza. Infine, potete anche ulteriormente estendere, diciamo, l'integrazione anche ad un'architettura BMS, che per Schneider Electric si chiama EcoStruxure, per un monitoraggio di tutti i domini presenti all'interno dell'edificio, dalla cavo AC, il controllo accessi, appunto alla climatizzazione, al controllo luci, con degli oggetti intelligenti, quindi un pacchettino software che forniamo noi che si chiama widget, per poter addirittura posizionare le lampade sulla mappa, definirne delle icone anche con una colorazione che ci identificano in maniera immediata la situazione di anomalia o meno, e da remoto comandare tutto. Ah, allora, aspettate che ci sono un paio di domande. Con l'unità di controllo per lampade autonome di Cube, lo Smart Control Unit comunica direttamente con il router oppure serve il Power Tag
Aiuto, una domanda troppo articolata. Allora, fermi tutti. Facciamo un passo indietro. Allora, facciamo un passo indietro qua. Allora, quando siamo in un'architettura, diciamo, con le lampade attiva link, torno indietro qua. Aspettate, mi sto ubriacando qua. Eccole qua. Con le lampade attiva link e il concentratore power tag, è il concentratore che deve andare in internet. Ma in questo caso non ho la centralina di Qube. Ok? Se io ho un impianto di Qube e lo voglio monitorare da remoto, allora devo portare la rete alla centralina di Qube e utilizzarne il web server. Ok, spero di aver risposto. Invece la tematica con Nextdali, ecco, ci arriviamo subito, nel senso che adesso vi volevo proprio spiegare queste architetture che sono quattro. Due autoalimentate e due col soccorritore. Però se volete adesso possiamo fare, non so, 4 minuti di pausa, arrivare alle 3:40, in modo tale da poi proseguire con questa parte che è molto interessante. Non lo so, Va Patrizio, cosa ne bene, pensi? sì, no, intervengo io, Laura. Sì, dai, 5 minuti di pausa e anche in chat confermano. Sì, questa parte che sta per arrivare è molto, molto interessante, merita quei 5 minuti di defaticamento. Ok, a dopo. Ci risentiamo tra pochissimo. Lasciamo la condivisione dello schermo a te, Laura. Sì. 5 minuti di pausa, 15:42 si riparte, ve lo scrivo anche in chat. A tra poco.